Hanno rispolverato l'allegoria dell'Italia con la corona cinta di torri per chiamare a raccolta il loro popolo sotto la pomposa dicitura Marcia della Liberazione. Eh sì, perché domani, tra infinite polemiche, tornano ancora una volta in piazza i negazionisti del coronavirus. Eccoli per la prima volta a maggio assembrati senza mascherina, con addosso i gilettini arancioni per scimmiottare i colleghi francesi, arringati dall'ex generale, ex forcone Antonio Pappalardo. È la variegata galassia dei complottisti arancioni, no mask e no vax, ma c'è anche il popolo delle mamme, chi combatte il 5G, chi vuole tornare a battere moneta contro, letterale, la dittatura sanitaria, le multinazionali, il Big Pharma. E poi l'ultradestra che in piazza un mese fa, tra slogan e saluti romani, invocava una non meglio identificata libertà, tutti uniti dalla convinzione, solida anche contro ogni evidenza, che non ce n'è Covid, come recita una clip diventata virale. Per domani hanno arruolato tra le loro file gente famose come Enrico Montesano, che condivide la battaglia ma non partecipa, Rosita Celentano e ancora l'ineffabile filosofo Diego Fusaro e l'onorevole Sara Cunial, ex grillina barricadera Novax della prima ora. Ma stavolta non si scherza, promette il Viminale, massimo rigore e fermezza, scrive il capo della polizia a questure e prefetture. Domani le forze dell'ordine multeranno fino a 1.000 euro chi non indossa la mascherina e se insistono la manifestazione verrà sciolta. Come si dice, uomo avvisato, mezzo salvato.